In questo video vi insegnerò un tutorial facile su come dipingere i fiori in maniera molto veloce e semplice. Ho preso un foglio che ha una consistenza di 300 grammi e userò dei pennelli per acrilici. Potete fare il lavoro comunque anche con le tempere, dell'acqua. Poi, ecco, il foglio che vi dicevo è per tecnica mista e quindi è un foglio adatto benissimo per varie tecniche. Poi in un piattino ho messo due colori, un giallo e un rosso, e in un altro piattino, ora vi mostro, ho messo invece un giallo e un verde. Questo per farvi capire come partendo con questi due semplici colori e con pochi passaggi si può dipingere dei fiori con facilità. Si può prendere innanzitutto del colore rosso, o potete scegliere qualsiasi altro colore, sciacquate bene il pennello, asciugatelo e poi prendiamo del colore giallo e li metto affiancati. Questo facilita la sfumatura che poi noi andremo a fare. È una sfumatura perché viene già di partenza dal colore che io ricavo dalla tavolozza, perché vedete, prenderò il pennello in maniera tale che prenderà entrambi i colori e andrò poi con il pennello, io sto usando un pennello a scalpello, a dare la forma al fiore, i petali che desidero fare, e hanno di già, vedete, la sfumatura incorporata. Questa è una tecnica per dipingere alla prima, è una tecnica semplicissima, dipende poi dal tipo di pennellata e dal tipo di pennello che usate. Ora io vi sto facendo vedere solo un piccolo esempio, però potete davvero sbizzarrirvi nelle forme che desiderate. La stessa cosa si può fare poi logicamente anche con il verde, con le foglie, e quindi anche le foglie possiamo poi andare a farle in maniera molto semplice e veloce utilizzando questa tecnica. Ho già una miscela di questi due colori che sono comunque separati, ma che mi permettono, dando un verso alla foglia, ad avere di già di per sé la sfumatura. Questa cosa è veramente utile e una volta imparata la tecnica è anche effettivamente molto veloce da eseguire. Nulla toglie poi che si possa comunque lavorare in maniera tradizionale e quindi miscelare i due colori uno sopra l'altro e non in contemporanea. Ora vi mostrerò infatti anche quest'altro procedimento. Vedete, posso prendere semplicemente anche del giallo, per esempio, e usarlo come base e poi vado a caricare il mio colore anche di rosso e a fresco, vedete, posso lavorare. Logicamente questa tecnica può essere fatta sia ad olio, a tempera, acrilico, non ci sono, insomma, limiti. Posso poi andare sempre a rifinire con il chiaro e gli scuri anche le cose che ho già fatto, i fiori che ho già realizzato, per esempio, in maniera più veloce, combinando appunto i due colori insieme. A questo punto vi mostro, appunto, andando avanti, come si può completare il soggetto. Logicamente questo è un soggetto semplicissimo, può essere utilizzato come decoro, per esempio anche di un mobile, è un soggetto decorativo, è un soggetto che ho semplicemente inventato. La stessa cosa posso farla intervenendo con il colore viola e blu. Vedete, messo insieme di nuovo il colore viola e il blu, io posso lavorare a fresco e ottenere alla prima degli effetti molto interessanti. Ora andrò poi a completare tutta la decorazione con altri passaggi, però utilizzando sempre le due tecniche di lavorazione a fresco alla prima.
Se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al mio canale, lasciarmi un like e richiedermi anche altri video specifici su altri argomenti. Vi ringrazio di avermi seguita e se desiderate anche sostenermi potete fare una forma di abbonamento, potete sottoscrivere un abbonamento anche a partire da 1,99 euro e vi darà la possibilità di sbloccare i video in anteprima, vederli prima che vengano anche pubblicati. Ci sono vantaggi anche esclusivi per abbonamenti superiori che vi invito a scoprire consultando appunto il mio canale. Grazie per avermi seguita.